Ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi vedremo come fare pulizia, cambio corde e setup alla nostra chitarra elettrica in casa. Vi spiegherò quelli che sono tutti i passaggi che faccio io quando non porto ovviamente la chitarra da Francesco dal mio liutaio. E sono, diciamo, tutte quelle pratiche di routine che ogni chitarrista in realtà dovrebbe conoscere. Cercherò di spiegarvi i passaggi nella maniera più semplice e comprensibile possibile, anche se non siete molto, diciamo, avvezzi al fai da te come me. E qua ci sarà Sara che sarà qui solo in veste di camera girl e dovrà zoomare soltanto sul dettaglio delle cose quando metterò le mani sulle chitarre, in modo che sia tutto molto più chiaro. Nello specifico andrò a lavorare sulla mia Telecaster Custom e sulla mia Les Paul R8. In questo modo vedrete come comportarvi, come procedere per quanto riguarda il mondo Fender e il mondo Gibson. Le procedure sono praticamente le stesse identiche, con pochissime differenze. Gli attrezzi e gli strumenti che utilizzerò mi sono stati forniti per la maggior parte dai disponibilissimi ragazzi di Daddario. Voi ovviamente potete usare tutto quello che avete in casa, quello con cui vi trovate bene, ma se vi piace quello che sto utilizzando qua, comunque vi lascio dei link in descrizione. Nello specifico utilizzerò il kit di manutenzione di Daddario, che è questa valigetta con praticamente tutte le cose principali. C'è anche un panno gommato dove andremo a appoggiare il corpo della chitarra e un piccolo treppiedi che invece utilizzeremo per tenerla inclinata e lavorarci più comodamente. Nel kit c'è pure un polishing system per andare a pulire e lucidare i tasti della chitarra, tessera, chiamiamola così, in acciaio con tutte le misure in millimetri se vogliamo fare un setup veramente precisissimo, il winder per montare le corde in maniera più rapida che funge anche da piccola tronchesina per levare le corde, un piccolo toolkit con tutte le varie chiavi, diciamo brugoline e cacciaviti che ci possono servire, siringa con il lubrificante che andremo a mettere sul capotasto e ovviamente anche sulle sellette, e poi appunto un piccolo capotasto che ci servirà quando andremo soprattutto a regolare la curvatura del manico. Un panno in microfibra, questo ci servirà per pulire il corpo della chitarra, ovviamente corde nuove, su tutte monteremo le Daddario XL, le 1046, un normale cacciavite con punta stella, una pinza, questa ci servirà molto per la Gibson, un piccolo accordatore a pinzetta, questo è il Nexus sempre di Daddario ed è comodo perché lo possiamo girare in tutte le posizioni e lo vediamo sempre e ci servirà molto anche quando andremo a settare la chitarra, il lemon oil per pulire e idratare la tastiera in palissandro e poi ovviamente un accordatore un po' più tradizionale a pedale che tengo qua sopra il banco da lavoro che utilizzeremo per chiudere completamente il setup e intonare la chitarra. La primissima cosa da fare sarà ovviamente levare le corde vecchie. Perdonate l'interruzione da un'altra linea temporale, ma vi ricordo brevemente che stiamo costruendo una chitarra elettrica partendo da zero, che le principali caratteristiche dello strumento le sceglierete voi e che quando finalmente sarà pronto lo regaleremo. Prendere parte al progetto è facilissimo ed è tutto spiegato qui. Il primissimo passo, se non l'hai ancora fatto, è quello di iscriverti al canale e ripassiamo la parola al me stesso del video. Ho letto nei commenti di qualche video passato che c'è gente che tiene le corde per un anno. Le corde vecchie non solo influenzano il suono della chitarra, che risulta meno brillante, ma influenzano negativamente anche il sustain, le note suonano di meno e soprattutto è più facile che una chitarra con corde molto vecchie si scordi con più semplicità e che comunque non rimanga accordata a lungo, quindi cambiate le corde. Primo passo da fare una volta che abbiamo tolto le corde è levare tutta la polvere accumulata, soprattutto quella che si va, diciamo, a incuneare nei posti più complicati, anche perché se utilizziamo prodotti in creme o polish, spray, evitiamo così di fare il pastone tra la polvere e il prodotto. Per levare la polvere si utilizza uno strumento molto molto ricercato, io ne ho uno custom shop USA incredibile, che è lo Swiffer. Questo, ragazzi, questo col manico giallo è rarissimo. E andiamo a levare quantomeno il grosso della polvere. Adesso puliamo la tastiera utilizzando l'olio di limone e un panno in microfibra che si sporcherà brutalmente, anche perché su sta tastiera penso ci siano batteri sconosciuti all'uomo. Se avete la tastiera in acero, l'olio di limone non vi servirà perché sono in genere, si tratta di tastiere ovviamente che sono verniciate, tra l'altro il legno d'acero è un legno molto duro, non è poroso come il palissandro, quindi vi servirà semplicemente lo stesso panno e un po' d'acqua. Mettiamo l'olio di limone sul panno e ne andiamo a mettere anche qualche goccia direttamente sulla tastiera.
Non vi preoccupate se ne mettete un po' di più, non c'è il rischio di annegare la chitarra nell'olio di limone. L'unica cosa, strofinate con forza, non abbiate paura magari di fare un'ulteriore ripassata con l'olio se vedete che la tastiera è ancora molto secca o ancora molto sporca, soprattutto se è una procedura che non fate da tanto tempo, magari non l'avete mai fatta, non ci sono problemi, al massimo l'olio eccedente la tastiera lo butta fuori, vedete, tipo che lo trasuderà in qualche modo. E cominciamo a strofinare. Pulita la tastiera, a che siamo in ballo, andiamo anche a pulire e lucidare i tasti della chitarra. I tasti della chitarra lucidi sono più belli, ma se sono particolarmente sporchi, magari li avete veramente trattati malissimo, avete lasciato la chitarra all'umidità, potrebbe anche essersi, diciamo, in qualche modo indurito lo sporco sopra il tasto. Con un polish del genere per tasti si va intanto a rendere più lucido, più bello il tasto, a pulirlo, e in questo modo fa anche meno frizione quando andiamo a fare bending e vibrati sul tasto, sentiamo un po' meno di resistenza, la chitarra ci sembra in generale più morbida. Ci sono dentro 5 foglietti, penso si tratti ovviamente di foglietti abrasivi in qualche modo. Il retro del pacchetto va tagliato perché abbiamo praticamente la forma dei tasti, in modo che poggeremo questo poi sulla tastiera e passeremo il foglietto abrasivo solo sul tasto, senza andare a strofinare ovviamente sul legno. Chiaramente si ripete la procedura su tutti i tasti. Per pulire il corpo ci sono tantissimi polish, tantissimi prodotti, anche da Dario ha tutta la sua linea di polish dedicati, che tra l'altro trovate sempre in descrizione, però siccome le mie due chitarre sono chitarre verniciate alla nitro con un lieve livello di relic, non mi interessa andare a utilizzare prodotti per farle risplendere e brilluccicare, a me interessa semplicemente che lo sporco si levi, anche perché queste chitarre a me piacciono con quella leggera patina così un po' di vecchio. Quindi l'unica cosa che faremo, e che potete fare anche voi se non avete questa voglia di questo fetish della chitarra super brillante, utilizzate un panno in microfibra liscio come questo, lo inumidite con un poco d'acqua e si strofina semplicemente sulla chitarra, in modo tale che andate tranquillamente e non potete rovinare nulla. Prendi, io avevo un altro manico montato sul primo manico, due manici avevo. Ripeto, qua ognuno può utilizzare quello che vuole. Se avete un polish, se c'è qualcosa che vi piace utilizzare in questi casi, potete farlo. Ovviamente state attenti al tipo di vernice che avete e al tipo di prodotto che utilizzate. Passiamo al cambio corde, partendo dalla chitarra in stile Gibson, quindi con le meccaniche 3 più 3. Vi faccio vedere qual è il mio metodo, quello che utilizzo io, che mi ha insegnato ovviamente Francesco e che è il più rapido per cambiare le corde. Partendo con il Mi grave, nelle chitarre Gibson Style, in genere, diciamo, la parte finale del ponte, lo stop tail, si può rimuovere. Qui cade praticamente con una facilità incredibile, quindi preferisco lavorare con lo stop tail scollegato dalla chitarra e inserisco direttamente tutte le 6 corde al loro posto e andiamo a incastrarlo. Prima di iniziare a montare le corde, mettiamo il lubrificante nelle parti dove ci sarà la frizione, quindi ovviamente nella saletta del ponte e nello slot del capotasto. Basta veramente una goccina per ogni corda. Partendo con il Mi grave, la procedura è semplicissima. Inseriamo la corda all'interno della meccanica facendo in modo che la meccanica non faccia fare curve alla corda e che questa passi dritta. Quindi quando è perfettamente tesa, andiamo a misurare la distanza tra la meccanica di riferimento e quella successiva, in questo caso questa distanza, e portiamo la corda indietro di questa distanza qua. Quindi avremo la corda praticamente morbida per questa, diciamo, dimensione, questa distanza dal manico. Dopodiché andiamo a fare un piccolissimo, diciamo, blocco sopra la meccanica, ci vuole un po' di forza ma giusto per essere sicuri, e blocchiamo la corda, in questo modo la corda è perfettamente bloccata. Mettiamo la mano in questa posizione, la mano destra, in modo tale che con l'indice tiriamo in giù e con la destra creiamo tensione. Questo è meglio tirarlo su per comodità. Il nostro avvolgimento, facendo passare poi la corda che è entrata sopra
il resto dell'avvolgimento. Ripetiamo lo stesso procedimento per tutte le sei corde e poi passiamo alla Fender. Su Fender il procedimento è leggermente diverso. Le meccaniche che ho sulla Telecaster sono quelle vintage style con la corda che entra verticalmente all'interno della meccanica. Ma se avete delle Fender, quindi comunque delle chitarre che hanno le meccaniche in linea come appunto qualsiasi Fender, e magari avete la versione moderna, quindi con l'ingresso della corda orizzontale come sulle meccaniche Gibson, allora in quel caso il meccanismo è praticamente identico a quello che avete appena visto su Gibson, con l'unica differenza che invece di prendere lo spazio di una meccanica si prende lo spazio di due meccaniche e mezzo, in questo modo. La corda è perfettamente tesa, arriviamo alla meccanica che ci interessa e misuriamo una, due e mezzo. Ora, visto che le meccaniche vintage hanno l'ingresso a cascata, siamo costretti a tagliare la corda lì. Se fosse stato invece l'ingresso tradizionale, avremmo portato indietro e fatto esattamente come avevamo fatto col metodo Gibson. Con la corda inserita all'interno facciamo un movimento in avanti a piegare e poi subito uno indietro per bloccarla in questo modo. E poi sempre come prima, con la mano destra in questa posizione, creiamo tensione in modo che la corda rimane ferma e poi andiamo ad arrotarla, sempre facendo in modo che il punto di uscita in questo caso sia sempre sopra e che la corda si arrotoli sotto, le avvolgiture devono essere sotto a quel punto. E così è come si cambiano le corde su uno stile vintage, in generale sulle Fender. Il procedimento ripetetelo uguale per tutte le corde. Le chitarre sono pulite, le corde sono cambiate, arriva il momento del setup. Il primissimo step prima di buttarci, perché so che tutti volete andare lì sulla regolazione dell'action, che ovviamente è la cosa più interessante perché è l'altezza che intercorre, diciamo, tra la corda e il tasto, quindi ovviamente più l'action è bassa, più abbiamo una chitarra morbida, facile da suonare, più è alta, più una chitarra ostica, dura da suonare, che però tecnicamente ha più sustain, eccetera. Prima di arrivare a quella fase dobbiamo vedere in che condizioni è il nostro manico, in termini di bilanciamento tra la tensione del thrust rod e la tensione invece esercitata dalle corde. Una cosa importante da sapere è che le corde, una volta montate ed accordate sulla chitarra, esercitano una forza, una tensione sul manico e tendono a portare il manico ovviamente verso il corpo della chitarra. È come se naturalmente la chitarra volesse chiudersi a portafoglio. Cosa succede? All'interno del manico della chitarra viene montata un'asta di metallo, una barra di metallo, che si chiama thrust rod. Questo thrust rod permette di controbilanciare la forza delle corde, la forza tirante delle corde, e più questo thrust rod viene stretto, abbiamo una vite da cui possiamo stringerlo o rilasciarlo, e più viene appunto controbilanciata questa forza. L'obiettivo è quello di avere un manico arcuato, diciamo, al punto giusto, perché quando il manico è troppo curvo, quindi la forza delle corde sta vincendo troppo rispetto al thrust rod, avremo delle corde parecchio alte, perché si crea ovviamente molto sbilanciamento verso l'alto. Al contrario, se il thrust rod è troppo tirato e il manico è troppo all'indietro, in questo caso al contrario, si chiama back bow questo, mentre il primo si chiama up bow, in questo caso avremo ovviamente delle corde che friggono soprattutto su questi tasti qua, perché avremo la testa un po' più verso indietro e quindi qui abbiamo tutta la solita frittura. La gestione della tensione del thrust rod non è la soluzione unica ai tasti che friggono. Questi sono causati da una gestione, da un setup del ponte con sellette troppo basse, e quindi questo ovviamente fa avvicinare troppo le corde al manico, oppure un altro motivo può essere il capotasto non perfettamente slottato, quindi con gli slot fatti male, oppure un capotasto troppo basso, oppure ancora peggio potrebbe essere che avete dei tasti non perfettamente livellati, e in quel caso ovviamente quando andiamo a finire sul tasto un po' più basso di quello successivo, la corda si affossa là dentro e vibra sul tasto successivo, lo tocca mentre suoniamo, e questo crea il famoso rumore. Diamo per scontato che le chitarre su cui stiamo lavorando, perché è così in questo caso, non abbiano nessuno di questi problemi strutturali, quindi hanno i tasti perfettamente livellati e il capotasto corretto, e quindi possiamo agire sul thrust rod senza problemi. È facilissimo capire se abbiamo un manico che ha problemi di back bow o di up bow, oppure se siamo fortunati se abbiamo un manico che non ha nessun problema. Intanto diamo un'accordata veloce alla chitarra, giusto per mettere le corde in tensione. Utilizziamo rapidamente l'accordatore a pinzetta, tanto non abbiamo neanche bisogno che sia perfettamente accordata al millimetro.
A questo punto usiamo un capotasto e blocchiamo il primo tasto della chitarra. Con il capotasto piazzato sul primo tasto e la chitarra in posizione verticale, quindi non tenetela orizzontale per come abbiamo lavorato finora, ma mettetela come se steste suonando, utilizzate il pollice della mano destra e bloccate l'ultimo tasto. Potete anche piazzare il pollice sul tasto 17, 18, alcuni fanno lì, è uguale. Piazzatevi sull'ultimo tasto e poi con l'indice, cercando di andare più avanti che potete intorno al nono, decimo tasto, andate a vedere quanto spazio c'è tra il manico e la corda. In questo momento, infatti, bloccando la corda col pollice destro e il capotasto, la corda è diventata una linea perfettamente dritta e quindi le cose sono due. Se ci sono dei problemi, troveremo la corda o completamente appiattita sulla tastiera, in quel caso vuol dire che abbiamo un esempio di back bow, vuol dire che il manico è troppo tirato indietro e quindi la corda si distende sul manico. Al contrario, se invece abbiamo un up bow, quindi col manico troppo in avanti, quindi con il thrust rod troppo lento, avremo moltissimo spazio, quindi per portare giù la corda in questo modo andremo a premere tantissimo. Per vedere se siamo in un intervallo giusto, quindi non troppo vicino e non troppo distante, possiamo utilizzare un plettro sottile. Io ho questo Dunlop 060, potete utilizzare anche un Fender Thin che magari è un po' più comune. Mentre premiamo all'ultimo tasto con l'indice, utilizziamo questo plettro sottile per andare intorno al settimo, ottavo tasto e andiamo a vedere se il plettro passa attraverso lo spazio che si è creato, oppure se passando solleva la corda, oppure ancora se passando magari ha tantissimo spazio. Il plettro passando solleva la corda leggermente, diciamo che potrebbe anche andare bene così, ma per l'amore della scienza vi faccio vedere eventualmente come risolvere il problema. In questo caso dobbiamo alleggerire un po' il thrust rod, perché a quanto pare il manico è troppo tirato indietro e quindi la corda è troppo vicina al tasto, quindi dobbiamo alleggerire l'azione del thrust rod in modo che il manico vada a spostarsi leggermente verso l'alto. L'accesso al thrust rod dipende dal tipo di chitarra che abbiamo. Su questa Telecaster Vintage l'ingresso è qui sotto, è praticamente una vite che si trova sul tacco della chitarra. Su chitarre come sulla Gibson e come il 99,9% delle chitarre sulla faccia della terra, il thrust rod è sulla testa della chitarra. Basta levare la cover del thrust rod e la chiavetta per accedere appunto al thrust rod e modificarne la tensione in genere è fornita con la chitarra che comprate. Nel caso di questo particolare thrust rod, il manico andrebbe completamente staccato dalla chitarra, dovremmo intervenire sul thrust rod e poi rimontarlo. Però io ho fatto fare a Francesco una piccola scanalatura nel battipenna con un trapano, quindi posso accedere al thrust rod senza per forza dover smontare tutto. Tenete bene a mente che agendo sul thrust rod in maniera sconsiderata si possono fare danni, cioè se agite sul thrust rod facendo tanti giri o forzando quando lo sentite particolarmente duro, è rischioso e si potrebbe compromettere il manico. Per evitare di fare danni, comunque, è molto semplice: agite sempre facendo un quarto, un ottavo di giro alla volta e riverificate facendo il test che abbiamo fatto prima per essere sicuri che praticamente non state andando a fare delle modifiche troppo evidenti, troppo invadenti, che potrebbero compromettere l'integrità del manico. Dato che dobbiamo allentare il thrust rod, la vite andrà svitata in senso antiorario. Lo stesso ragionamento identico andrebbe fatto se stessimo agendo dalla parte alta, quindi per esempio sulla Gibson. In questo caso quindi andiamo leggerissimamente, giusto un ottavo di giro, lo andiamo a dare alla vite in senso antiorario in modo tale che il thrust rod ci dia quella piccola spintarella verso l'alto e che il tutto si sistemi. Quando fate modifica al thrust rod, aspettate sempre magari un minuto tra una modifica e l'altra, perché il legno in qualche modo si deve assestare, quindi aspettiamo giusto 60 secondi e facciamo il test del plettro di nuovo, vediamo se la situazione è migliorata. Se non dovesse essere migliorata, diamo un altro piccolo giro, ma siccome era proprio al limite, era tutto sommato corretta, io mi fermerò qua. Ok, riproviamo col test del plettro e infatti ora il plettro non tocca. Con la Les Paul lo si può fare anche con due dita così, controllando intorno al quinto settimo tasto, e lo spazio va bene, quindi non andremo ad agire sul thrust rod della Les Paul. Vi faccio comunque vedere l'ingresso del thrust rod per Gibson, che è un po' diverso.
L'accesso al Trustrod può anche essere di questo tipo, ovviamente le chitarre vengono vendute con la loro chiave, che nel caso di Gibson è questa qui. La chiave viene inserita e dopodiché facciamo gli spostamenti che abbiamo fatto prima su Fender, quindi senso anti-orario guardando il Trustrod come se l'avessimo davanti a noi, quindi mettendoci con la chitarra davanti, spostamento in senso orario stringe il Trustrod e porta indietro il manico, spostamento in senso anti-orario allenta l'azione del Trustrod e spinge il manico in avanti. Prima di passare allo step finale, che sarà quello dell'intonazione, parliamo di action. Come si regola l'action sulla chitarra? Ovviamente, come vi ho detto prima, la gestione del Trustrod non è direttamente un fattore che influenza l'action, o quantomeno, se è regolato bene il Trustrod, non dovrebbe essere lui a dover gestire l'action. L'action infatti è gestita dalle sellette del ponte. Sia su Gibson che su Fender che su qualsiasi altra chitarra è possibile regolarle in altezza, quindi più andiamo a tirare su le sellette del ponte, maggiore sarà ovviamente l'action e viceversa. Non esistono delle misure standard che vanno bene per tutti, che sono l'action perfetta per tutti. Io ad esempio non amo un'action particolarmente bassa, anche se posso scendere con queste chitarre non amo arrivare al loro limite, nemmeno avere un'action particolarmente gigantesca, a me piace stare nel mezzo e soprattutto non ho una misura, non mi sto là a misurare i millimetri. Con strumenti come questo è possibile riuscire ad avere un'action sempre perfetta al millimetro, ma non è quello che faccio io in genere, quindi l'operazione che faccio io è molto più spartana ma per me è efficace, quindi vado ad agire sulle, in questo caso su Gibson, sulle rotelle che alzano e abbassano il ponte, svitandole e avvitandole ovviamente tutte le sellette si alzano e si abbassano. Su Fender possiamo agire sulla singola selletta, su Gibson dobbiamo agire praticamente su lato destro e lato sinistro. Quando siamo andati a rimuovere questo pezzo del Tunomatic per pulire la chitarra, quando abbiamo rimosso le corde, le rotelline si sono spostate, quindi il ponte so già che non si trova nella stessa posizione in cui l'avevo lasciato, quindi faccio una cosa semplicissima, mi faccio un giro sulla chitarra, vedo più o meno dove che siamo troppo alti, dove che siamo troppo bassi e poi con l'aiuto di questa pinza qui, visto che in tensione le corde spingono forte verso il basso il ponte, mi aiuterò e girerò le rotelle nel senso che mi viene più comodo. Ok, sì, sicuramente la parte delle corde basse, quindi questa rotella è troppo in basso, quindi la chitarra frigge troppo, quindi l'andiamo a tirare un po' su. Ricordate di fare sempre queste operazioni con la chitarra in questa posizione, perché se fate queste regolazioni o questi controlli, sia quelle del Trustrod che quelli dell'action, con la chitarra in questo modo, inserite anche la forza di gravità nell'equazione, che se anche è poco, diciamo, l'intervento, comunque può modificare anche quel mezzo millimetro, quel millimetro che invece poi ci serve. Ovviamente stando attenti a non distruggere la chitarra. Ridiamo sempre un'accordata, così stiamo procedendo un po' a tentoni. Ovviamente se voi avete la vostra misura precisa sapete che al dodicesimo il mi grave deve essere 1,64 mm quello che è, vi prendete la misura una volta che avete trovato l'action che vi piace, così invece di procedere così a rialzo andate direttamente a puntare quella misura. Vi consiglio di controllare sempre i bending sulle note alte, perché in genere è dove si stoppa la nota e capite che siete troppo in basso. Perfetto, questa è settata. I ponti Fender, sia quello vintage Telecaster come questo, sia quello della Stratocaster tradizionale, hanno queste piccole viti, sono un po' diverse. Sulla Fender sono delle piccolissime brugole, sulla Strato. Qui ci sono queste piccolissime viti a testa, non a croce ma piatte. Ci basta semplicemente avvitare o svitare le singole viti per alzare il lato di selletta che ci interessa e quindi di conseguenza alzare o abbassare l'action della singola corda. Anche qui, stesso discorso, io non ho un'action, diciamo, prediletta. Su Telecaster tengo comunque l'action un po' più alta rispetto alle Spall, quindi adesso mi metto qua, faccio qualche giro e ovviamente la cosa più importante è che le corde non friggano su nessun tasto, perché se friggono vuol dire che c'è qualcosa che abbiamo sbagliato. Per esempio, il micantino qui si stoppa su alcune note, quindi lo tiro un pelo su. E ovviamente riaccordo sempre. Perfetto, non si blocca più, quindi vuol dire che per me l'action già sul micantino
era arrivato al limite, non possiamo abbassarlo più di così perché sennò perdo dei bending sui tasti alti. Adesso mi regolo di conseguenza sulle altre corde, ma in genere il procedimento che faccio è questo: cerco se ci sono errori, dopodiché abbasso dove posso o alzo dove devo. Va bene, secondo me sulla tele ci siamo pure. L'ultimo step per completare il setup sarà quello dell'intonazione. Quando accordiamo la chitarra utilizzando un qualsiasi accordatore, in realtà la stiamo accordando dal primo al dodicesimo tasto. Tutte le note che suoniamo dal dodicesimo tasto in poi non è detto che siano perfettamente accordate. Per far sì che siano accordate, ovviamente dobbiamo regolare l'intonazione. Se per regolare l'action della chitarra siamo intervenuti sulle sellette spostandole in alto e in basso, per regolare invece l'intonazione delle corde post dodicesimo tasto dobbiamo muovere le sellette avanti e indietro. Il primo passaggio da fare è accordare la chitarra. Come vi ho detto durante tutto questo video, tutte queste operazioni di accordatura facciamole sempre in posizione, diciamo, verticale, con la chitarra non distesa, quindi io la terrò con la tracolla perché mi è più comodo. Adesso utilizziamo l'accordatore a pedale perché vogliamo essere il più precisi possibile. Vi consiglio comunque, prima di accordare in maniera definitiva una chitarra che ha appena montato delle corde nuove, di stirarle un po' facendo un'operazione del genere. Non vi spaventate di tirarle quanto serve. In questo modo le corde si rilassano, prendono la loro posizione, diciamo, che sarà poi quella definitiva, in modo tale da non dover riaccordare nuovamente e dover sempre poi rifare il lavoro anche di intonazione. Ok, la chitarra è accordata, adesso verifichiamo se al dodicesimo tasto tutte le corde sono anche questa volta accordate. Quindi semplicemente suonate la corda a vuoto prima, verificate che sia accordata, dopodiché risuonatela premendo sul dodicesimo tasto e possiamo verificare che in questo caso il Mi è leggerissimamente, proprio un pelo eccedente. Dato che la nota è leggermente eccedente, vogliamo portare la selletta un pelino indietro, e per portare la selletta indietro su un ponte Telecaster, qui sulla parte posteriore del ponte ci sono tre viti che regolano le tre sellette. In questo caso andiamo ad avvitare la vite, avvitando la vite la selletta scivola un po' indietro e teoricamente dovremmo recuperare la nota giusta anche sul dodicesimo tasto. Andiamo a dare veramente un colpo morbidissimo. Ok, riaccordiamo, perfetto. Adesso il Mi è perfettamente accordato. Questa stessa identica operazione va fatta su tutte le corde. Avrete notato che c'è un piccolo problema su questa Telecaster. Le sellette sono 3, le corde sono 6. Quindi ogni volta che andiamo a fare una modifica, per esempio ora abbiamo fatto la modifica per correggere il Mi, probabilmente abbiamo in qualche modo invece danneggiato il La. Purtroppo su ponti del genere bisogna trovare un compromesso, una via di mezzo, e non è detto che riusciamo a rendere perfettamente intonate tutte le 6 corde. Mentre su Gibson, adesso vi faccio vedere, si può agire su ogni singola selletta e quindi avere una perfetta intonazione di tutte le corde. Su Gibson abbiamo una singola vite per ogni selletta, quindi possiamo singolarmente portarle tutte un po' più avanti, un po' più indietro, dipende cosa vogliamo regolare. Accedere alle viti delle sellette Gibson è un po' più complesso perché c'è meno spazio, però possiamo essere più precisi. Diamo un'occhiata anche sulla Les Paul. Ok, il Re è leggermente calante. Dobbiamo fare l'esatto contrario che abbiamo fatto su Telecaster. Invece di stringere, questa volta andiamo ad allentare, in modo che la selletta vada un po' più in avanti. Allentiamo leggermente un po' la corda in modo da spostarla e poter agire sulla selletta in maniera un po' più comoda. Accordata finale. Perfetto. Ok, ci siamo. Ovviamente ogni brand di chitarre di ponti ha il suo modo per regolare le sellette, per spostarle avanti e indietro, su e giù, ma l'importante è capire il concetto. In generale, comunque, a prescindere dal tipo di ponte che avete, fare questi aggiustamenti è abbastanza semplice. Bene ragazzi, e questo era tutto per il setup, pulizia e cambio corde fatto in casa in maniera semplice. Se riscontrate dei problemi, se avete ancora dei tasti che friggono, se non riuscite a regolare l'action o l'intonazione o qualsiasi altra cosa, rivolgetevi a un liutaio professionista, perché magari potrebbe anche essere che la vostra chitarra ha qualche problema strutturale,
come ad esempio vi dicevo il capotasto non ben slottato, non ben regolato in altezza, oppure i tasti appunto non ben livellati. Tutto quello che vi ho spiegato in questo video è quello che faccio io generalmente, frutto della mia esperienza di tanti anni, guardare video, leggere, informarmi, anche parlare con il mio liutaio, ed è normalissimo e va benissimo se magari voi, chi sta guardando, magari fa in un'altra maniera, ognuno ha i suoi metodi. Per me così ha sempre funzionato, ho 350.000 chitarre e nessuna di queste ha mai avuto dei problemi. Se avete delle domande che riguardano uno qualsiasi di questi argomenti, lasciatele appunto qua sotto nel box dei commenti e io vi risponderò il prima possibile. Vi ricordo, se il video vi è piaciuto e volete supportare il canale, di lasciare un like, appunto un commento, e iscrivervi. In descrizione troverete, oltre al link ai prodotti che ho utilizzato, anche il link al mio corso e al mio Instagram, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!